referendum per l'indipendenza, che giudizio dà? Numeri importanti. Bellissimo, bellissimo. È 18 anni da quando andammo a Venezia e sul Po che ci battiamo per l'indipendenza, l'autonomia, il federalismo in ogni sede, dal più piccolo dei comuni fino a Bruxelles. E quindi qualunque spinta di libertà che guarda al futuro è la benvenuta. Siamo contenti perché voteranno a Barcellona, perché voteranno in Scozia, rispettiamo il referendum della Crimea e quindi a maggior ragione se un referendum virtuale, non virtuale. Noi l'abbiamo fatto all'inizio del mese nelle piazze con persone in carne e ossa raccogliendo 100.000 firme, però non siamo gelosi delle buone iniziative e apprezziamo qualunque iniziativa in questa direzione da nord a sud. Se ci saranno spinte simili in Salento e in altre regioni del sud del paese sono le benvenute, quindi sono contento di poter condividere e sostenere, senza volermene appropriare evidentemente, questo spirito di orgoglio veneto che a me fa solo piacere. Senta, questa spinta poi fa in modo anche che Crozza, per esempio, attacchi il sindaco di Cittadella che ha messo una fascia con il leone di San Marco e dica fascia da C. Hanno paura, hanno ignorato per settimane, per mesi, per anni quello che accadeva in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, quello che puzzava di autonomia e di libertà, e se non ne parlano vuol dire che ne hanno paura. Io sono contento, a me Crozza piace, a volte è un po' greve ma fa il comico. Adesso passiamo alla politica, adesso la palla è in mano alla Regione Veneto, in mano a Luca Zaia, i consiglieri della Lega ci sono e vediamo chi metterà la faccia a favore o contro un referendum definitivo, ufficiale, in tutto il Veneto per l'indipendenza. Noi ci siamo e vediamo a destra e a sinistra che invece dirà no, grazie. Ultima domanda per me, sindaco di Padova, se ha novità da Arcore per quanto riguarda insomma questa figura di Massimo Bitonci, candidato unico del centrodestra? Confido nel buon senso e nel saper leggere i numeri dello stesso Berlusconi e del fatto che si vada a rivincere Padova, che è una città stupenda che merita di essere amministrata in maniera migliore, e noi penso che abbiamo l'uomo che più di altri possa rappresentare questo cambiamento, questa svolta, questo futuro, questa pulizia. Sono convinto che ci sosterremo e che ci sosterranno. Un Veneto indipendente anche dalla Padania, questo non fa male alla Lega. L'indipendenza non fa mai male. Ricordo di André che parlava di indipendenza a livello condominiale. E quindi per me l'indipendenza è futuro, è speranza, è dignità, è democrazia, a qualunque livello venga coniugata, anzi è uno stimolo per chi veneto non è. Per il Lombardia ho chiesto ai nostri consiglieri di fare medesima iniziativa in Piemonte, in Emilia, in Liguria. L'Italia ha bisogno di più territorio. Il governo Renzi, e questo è il dramma, va in direzione esattamente contraria, nel senso che è la prima cosa che ho chiesto a Renzi quando l'ho incontrato e mi ha detto che lui vuole riportare a livello centrale la stragrande maggioranza delle competenze delle regioni, quindi mentre il Veneto e i Veneti vanno da una parte, Renzi e la sinistra vanno dall'altra e come Lega vedremo di metterci di traverso. Senta segretario, in consiglio regionale l'altro giorno in sede di approvazione del bilancio 7-8 consiglieri regionali della Lega hanno votato contro la sospensione della tassa per il rumore degli aerei, facendo di fatto decadere, bocciare l'articolo 3 della finanziaria. Non era mai successo. Lei cosa pensa di fare? Ci saranno provvedimenti disciplinari? Tirate d'orecchie? Sono un segretario rispettoso e paziente, ma fino a un certo punto. Adesso Roma e Bruxelles hanno dichiarato guerra all'Italia e al nord in particolare, al Veneto, quindi non possiamo permetterci divisioni. C'è un governatore e il governatore per quanto mi riguarda decide. Punto. Cioè Zaia li può punire? Questo vuol no, dire... non si tratta di punire, si tratta di discutere, perché ci sono diversità di divisioni lecite, anzi positive. Non siamo il Movimento 5 Stelle, se alzi il dito nel momento sbagliato ti sbatte fuori. Non è il caso della Lega, da noi la discussione è la benvenuta, poi però la decisione presa è quella che tutti votano, dal primo all'ultimo, non è il momento di dividersi. Ripeto, lo Stato centrale proverà a riportare a livello romano molte competenze oggi delle regioni, se le regioni litigano al loro interno è finita. Quindi nessun provvedimento, però per quanto mi riguarda chi fa il governatore, chi ha l'onore, onere di fare il governatore, è quello che prende la decisione finale. Il segretario Tosi diceva che il referendum sull'indipendenza deve essere considerato un segnale, poi non è che ci sono delle conseguenze. Beh, è chiaro che non è un referendum ufficiale è quello che è fermo in regione perché manca
qualche voto di qualche consigliere regionale di destra o di sinistra che si aggiunga a quelli della Lega, quello è un referendum ufficiale definitivo, però questo ha la faccia del segnale, questo è un segnalone, non è un segnale. Posso una domanda sull'incubo euro? Che come convenienza no? Avrebbe l'Italia ad abbandonarlo? Tutte le convenienze possibili e immaginabili, perché l'euro per il Veneto e per il Nord in primis si è dimostrato una palla al piede, lo dimostriamo numeri alla mano. Quando eravamo in grado di avere una moneta più vicina alla nostra economia, il Veneto esplodeva, esportava e vendeva in Germania. Eravamo noi a vendere i nostri prodotti in Germania, il mercato interno italiano non soffriva e non avevamo una disoccupazione devastante. Quindi fuori dall'euro, con una moneta vicina alle nostre esigenze, riparte il lavoro, ripartono i consumi, ripartono gli stipendi, si salvano i mutui. Noi proviamo a svelare tutte le euro cazzate. Quindi fuori dall'euro riparte la speranza.